Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi su una nuova demo che è praticamente Delta Force. Questa demo in cui già lagga nel scegliere una lingua, lo trovo magnifico, lo trovo veramente magnifico. E niente, oggi siamo qui perché ho notato che c'era una demo disponibile e ho detto: ma perché no? Perché non provare ad utilizzare questa demo che pesa più di 40 giga, in cui spero che si possa fare qualcosa senza che il mio computer muoia, cosa che vedo complicata. A parte scherzi, Delta Force, per chi non lo conosce, c'è anche il vecchio gioco di un bel po' di anni fa che parla dei fatti della Somalia. Conflict and suffering. I found a way to make it better. Progress, though, it comes with a cost. They weren't ready for me, for my plan and its ways. Fear drove them to rise against me. First with stones and pitchforks, now with more. They stole my blueprints, broke my lines of production and cracked my foundation. Fear. Primal fear clouded their minds. They did not see that this risk, changes, were a path to prosperity. Balance must be pursued at all costs, and the balance will be due, whether with them or even myself. Ok, vediamo se va. Ok, allora ci sta Tactical Turmoil, che penso che sia la modalità che abbiamo visto nell'ultima parte di questo training che si trova in gioco. Havoc Warfare, il caos più totale praticamente, e poi c'è la campagna che vorrei vedere. Future in development, quindi l'ho preso in culo. Bene, e a me questo è quello che mi interessa, la campagna dei fatti accaduti in Somalia. Vabbè, quindi non c'è. Havoc Warfare invece c'è. Attention soldiers, this is how you approach and win. Attack and defend. Two teams face off, attackers and defenders. Ah, boh, mi devi spiegare come funziona attacco e difesa, ti sparo. Allora, noi abbiamo un bel po' di armi, devo dire la verità. Molto, molto, molto bene. Sono contento. I nomi mi sembrano originali. Mi pare che siano, fosse qualcuno, no, ma potrei sbagliarmi, perché so i nomi, ma non è che a me ne ricordo tutto, voglio dire. Ah, io mi lascerei questo alla fine. Possiamo modificarlo? Ah, me lo dici così? Vabbè, me lo dici così, cioè mi fai volare così. Allora, però se io volessi. No, invece Tactical Turmoil cos'è? Per capire.
Dai, come fai a giocare già mo? Ma che è una sorta di DMZ Battle Royale? No, che pang, no, ho capito già, no, basta. Sì, ho capito. Un escape from Tarkov, una cosa. Ma che mi fai giocare già? No, ma io non voglio giocare. Vabbè. Eliminate enemies to get items. Being eliminated results in losing ops. Prepare to open fire on enemy target. After being eliminated, you will lose all gear and weapons. Double click or oh mamma mia. Ancora. Per ora il gioco è stato ottimizzato abbastanza benino in questa parte qua, perché 75 fps il computer non mi sta andando. Compete with other op once again. Being eliminated results in losing all carried items. As the winner, you can collect your spoils. Ah, io posso sta cercando. Cioè, vedi che ne sta cercando. Ok. Ma dopo quanta roba c'hai? Allora, calma. Questo tu è qua. Quindi è la mia seconda arma. È questa. A sto punto facciamo così. Però sono armi simili, nel senso che sono uguali. Quindi facciamo così. Così in caso. Ma che ci sta? Sì, è buono, alla fine. The enemies around the extraction point. Stay vigilant. Take note of the remaining time and make sure to reach the extraction point before the countdown ends. Ok, quindi possiamo. Ok, un'estrazione. Quindi questo è il tutorial del Tactical Turmoil. Successfully extracted. Next, the spoils will be tallied. Vabbè, in tutorial è questo, cioè 5 minuti, tranquillo. Vabbè, ci sta. E per farti studiare un po' il gioco. Ho avuto stash tutto. Quindi io ho tutta sta roba. Giustamente quello che tu porti puoi perderlo. Quindi va bene. Io sinceramente vorrei uscire da qui per poi. Penso di dividere il video a metà. Fatto vedere prima i Tactical Turmoil come funziona, per poi. Ah, ok. C'è anche in tuo hub dove tu puoi vedere tutto. Posso commerciare. Ok. Keep your focus on improvement. That's with. C'hai le tue armi che puoi vendere in generale. Il tuo hub, la tua roba che sta qua, molto tranquilla come cosa. Questo è il tuo personaggio. Vabbè, va bene, il video può finire qua e noi ci vediamo sulla seconda parte, dove vi mostrerò un'altra modalità di Delta Force.